ancora questa mattina, vogliamo ringraziare il Signore, amen, che ci dà ancora un nuovo giorno di vita, amen, ci dà nuove forze spirituali e mette ancora, alleluia, nei nostri cuori il grande desiderio per la Sua parola. Fratelli e sorelle, la Sua parola è vita. Perciò ancora in questo momento vogliamo dedicarci, amen, a meditarla, a rifletterla nei nostri cuori, a cibarci per mezzo della Sua parola, a prendere nuove forze nella Sua parola. È scritto in un salmo: la Tua parola, alleluia, la rivelazione delle Tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. La rivelazione delle parole di Dio ci illumina, fratelli, sorelle, affinché noi non camminiamo nel buio. Il buio significa confusione, il buio significa smarrimento. Infatti è scritto nei Proverbi che senza una saggia guida il popolo si smarrisce, ma nel grande numero di consiglieri c'è vittoria. E questa mattina vogliamo dichiarare vittoria, alleluia, contro ogni avversità, contro ogni difficoltà, contro ogni problema di questa vita terrena. Vogliamo dichiarare vittoria per mezzo dei consigli di Dio, per mezzo della parola di Dio che ci istruisce, cari nel Signore. Vogliamo, alleluia, leggere ancora, vogliamo continuare nel Salmo 37, la seconda parte di questa riflessione. Vogliamo ringraziare il Signore che ancora ci parlerà. Grazie Padre Celeste, perché noi sappiamo, abbiamo la piena certezza che la Tua parola è vita, perché per mezzo di essa Tu ci hai vivificato, Signore. Continua, Signore, a riempirci di quella vita spirituale, di quella vita abbondante per mezzo della Tua parola. Signore, che la Tua parola, alleluia, nel nome di Gesù, penetri ogni cuore, ogni anima, ogni coscienza che ascolterà, Signore, questo video, questa riflessione, e benedicici, Signore. La più grande benedizione è poter fare la Tua volontà, Signore, perché per mezzo del fare la Tua volontà noi possiamo entrare nel Tuo regno. Signore, dacci la forza, Signore, alleluia, che la Tua parola ci illumini, stabilisci nella Tua parola, e che nessuna iniquità ci domini, ma che la Tua parola, Signore, la Tua presenza ci guidino verso il monte santo della Tua dimora, Signore. Ancora in questo momento dichiariamo vittoria, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, per mezzo della Tua parola, Signore, e sconfiggiamo e sgridiamo ogni pensiero che non viene da Te, via ogni pensiero che non viene da Te, e dichiariamo, Signore, la luce e la potenza della Tua santa parola, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Parla perché i Tuoi servi ascoltano. Amen, amen e amen. Gloria a Dio. Vogliamo riflettere, fratelli, sorelle, cari che ascoltate, al Salmo 37, vogliamo continuare a leggere. Alleluia. Leggiamo dal versetto 20. Amen. Questa mattina. Salmo 37 al verso 20. Grazie Padre, guidaci ancora. Alleluia. Dice così: ma gli empi periranno e i nemici dell'Eterno, i nemici del Signore, saranno consumati e andranno in fumo come grasso di agnelli. Fratelli, i nemici del Signore sono coloro che diventano amici del mondo. In Giacomo capitolo 4 verso 4 dice: adulteri e adultere, non sapete voi che l'amicizia con il mondo, l'amicizia del mondo è inimicizia presso Dio con Dio? Perciò chi diventa amico del mondo diventa nemico di Dio. Chi si fa amico del mondo, amico di questa corrente, amico di questo sistema,
chi cerca i desideri del mondo, pur chiamandosi credente o cristiano, ma segue la via del mondo, diventa nemico di Dio. Perciò, cari nel Signore, stiamo attenti a come viviamo la nostra vita spirituale, come viviamo la nostra fede. Perché se tu dici di essere cristiano o credente, o dici di essere un evangelico, ma sei un amico del mondo, dei costumi del mondo, delle abitudini del mondo, della corrente del mondo, sei più amico dei peccatori che dei cristiani genuini, vuol dire che tu stai diventando un nemico di Dio. Perché chiunque diventa amico dell'ingiustizia, questo mondo vuol dire l'ingiustizia, l'immoralità, il peccato, l'impietà, chi diventa amico del mondo sta diventando un nemico di Dio, cioè sta andando contro Dio, contro la volontà di Dio, si sta facendo sedurre dallo spirito dell'anticristo, dallo spirito del peccato, e perciò sta diventando un nemico, un oppositore della volontà di Dio. E qui dice Salmo 37 verso 20, gli empi sono queste persone di cui stavamo dicendo, periranno, e i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo. Fratelli e sorelle, i nemici dell'Eterno andranno in fumo. Per questo che Gesù dice a una delle chiese dell'Apocalisse: siccome tu non sei né caldo né tiepido, ma sei freddo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Siccome tu non sei né caldo né freddo, ma sei tiepido, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Questi sono quelli che diventano nemici di Cristo. Diventano, come diceva Paolo l'Apostolo, ispirato dallo Spirito Santo, nemici della croce, il cui Dio è il ventre, lo stomaco, cioè i desideri carnali, le loro vanità, la cui fine è la perdizione, di cui molte volte vi ho parlato, diceva Paolo, vi ho spesse volte parlato e anche ora lo faccio piangendo. Fratelli e sorelle, Paolo piangeva per la condizione di quelle persone che, pur dicendo di essere cristiani, vivevano nel mondo seguendo i costumi del mondo, la corrente del mondo. Vi do un esempio: un cristiano che è un fanatico del calcio, è un fanatico delle cose mondane, dei film mondani, della musica del mondo, può piacere a Dio? No, fratelli e sorelle, è un nemico del mondo. Io lavoro in un hotel, vi do l'esempio, io lavoro nella reception di un hotel, e spesse volte quando inizio il mio turno di lavoro arrivo in quell'ambiente dove lavoro, nell'hotel, e ci sono lo stereo, la musica è accesa nell'ambiente di lavoro, e io devo arrivare lì, mi siedo nella reception, inizio, diciamo, a prepararmi per il lavoro, soprattutto prego: Signore, prendi questa serata nelle tue mani, governa, regna in questo luogo. Io mi siedo nella reception e arrivo e ci sono le casse accese con la musica del mondo, fratelli, con la radio del mondo, e iniziano a parlare cose volgari, cose oscene, a parlare cose con doppi sensi, e tutta la musica del mondo che le mie orecchie in quel momento devono ascoltare, le mie orecchie ma non il mio cuore, le mie orecchie ascoltano, ma è come se io non ascoltassi, perché io le rifiuto quelle musiche, musiche immorali, musiche piene di adulterio, piene di carnalità, di insinuazioni al peccato, alla violenza addirittura, parole malvagie, parole diaboliche. Allora, può un credente, un vero figlio di Dio, amare quella musica del mondo? Com'è possibile che un credente, un cristiano, che dice di amare Gesù, poi ama la musica del mondo, fratelli, la musica piena di peccato, di sporcizia?
Fratelli e sorelle, siate santi, dice il Signore, perché io sono santo. Noi dobbiamo separarci dal mondo, fratelli, è la verità. Io ogni giorno mi devo ricordare che io appartengo a Cristo e non appartengo al mondo. E vi voglio dire, dopo 5 minuti che quella radio è accesa, io non resisto più, mi devo alzare, spegnerla e dire: ti sgrido nel nome di Gesù, alleluia. E in quel momento magari sono lì, accendo il cellulare con le lodi, metto un cantico su internet, perché fratelli e sorelle, noi dobbiamo stare sempre in comunione con Dio. È un vero figlio di Dio in cui risiede lo Spirito Santo. Una persona che vive in comunione con Gesù non può sopportare certe cose del mondo. C'è un contrasto, lo Spirito di Dio che vive in noi, che è santo, non può resistere certi discorsi, certe musiche, certe, alleluia, certe cose che girano nell'aria. Noi le dobbiamo spegnere nel nome di Gesù. Forse tu mi dirai: io lavoro in un ambiente dove non posso spegnere la radio. Va bene, è vero, può capitare, fratelli, perché noi lavoriamo forse in un ambiente dove ci sono tante persone che vivono nel mondo e loro ascoltano queste cose, queste musiche, e gioiscono in quelle musiche. La loro carne gioisce in quelle musiche immorali. Ma noi dobbiamo, nella nostra mente, nel nostro cuore, separarci da quelle cose. E nel nome di Gesù, dentro di noi, le dobbiamo sgridare e dire: Padre, proteggimi da quella musica. Signore, io sgrido quella musica diabolica. Metti in me una copertura, metti in me una protezione, metti in me la tua colonna di fuoco. Signore, proteggimi col tuo Spirito Santo. E ti posso dire, per la gloria di Dio, che tu sarai preservato da ogni male, da ogni mondanità, da ogni contaminazione, nel potente nome di Gesù. Io vi posso testimoniare che anni fa io ho lavorato in ambienti veramente terribili. Anni fa ho lavorato per circa, posso dire, un paio d'anni nelle fabbriche, e vi posso dire che la fabbrica è un ambiente veramente corrotto. Dio abbia pietà di quelle persone, perché parlano volgarità, parlano cose sporche, malvagie, piene di peccato, di sesso, di adulterio, discorsi malvagi dalle 8 del mattino fino alla fine del turno. Ti tocca ascoltare certi discorsi perversi, ma io vi posso dire che pure in quegli ambienti, in quella fossa dei leoni, il Signore mi preservava e manteneva il mio cuore puro, la mia mente pura. Mi ricordo in certi momenti come il diavolo mi ha attaccato in quegli ambienti delle fabbriche. Io lavoravo in una catena di montaggio e tutto il giorno parlavano cose malvagie. Lo facevano apposta, perché sapevano che io ero un credente, sapevano che sono un credente. Allora il diavolo li manipolava per venire ad attaccarmi e cercare di contaminarmi, e loro parlavano immoralità, perversioni, ma io ero lì che glorificavo Dio, io ero lì che mandavo grida di lode e sgridavo il male nel nome di Gesù, sgridavo, scacciavo gli spiriti, e nel nome di Gesù ero rivestito dell'armatura di Dio, e il Signore, vi posso dire, mi preservava da ogni dardo infuocato e mi manteneva puro davanti a Lui. Fratelli, chi vuole vivere nella santità rimane puro, perché lo Spirito di Dio gli darà la forza. Non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Il nostro Dio combatte per noi, ma noi dobbiamo volerlo, noi dobbiamo desiderarlo, noi dobbiamo umiliarci all'ombra delle sue ali. E vi posso testimoniare che un giorno nella catena di montaggio lavoravamo circa 8 persone in una macchina che girava, dove dovevamo assemblare dei pezzi, dovevamo incastrare dei pezzi in questa macchina di montaggio, e io lavoravo in un posto e c'erano intorno a me altre persone, la macchina girava e queste persone insultavano, diciamo così, prendevano in giro, parole immorali, bestemmie, cose terribili per cercare di attaccarmi. E all'improvviso
lo Spirito Santo mi parla e mi dice: Stefano, stai attento, perché ora sta per arrivare qualcosa, stai attento. E vi posso dire che lo Spirito Santo mi avvertì di quello che doveva succedere. Queste persone mosse dal diavolo, che il Signore lo sgridi, sopra la macchina di montaggio che doveva venire davanti a me perché girava, avevano attaccato, ascoltate, avevano incollato lì una pagina pornografica davanti ai miei occhi, e la macchina girava e quel foglio pornografico, diabolico, che noi sgridiamo nel nome di Gesù, stava per arrivare davanti ai miei occhi. Ma lo Spirito Santo mi aveva avvertito, che tu ci creda o non ci creda, lo Spirito Santo mi avvertì che qualcosa doveva venire contro di me. E vi posso dire che in quel momento lo Spirito del Signore mi diede la forza di prendere quel foglio, di distruggerlo con le mie mani e neanche di guardarlo. Ci credete voi? Arrivò quel foglio, io con gli occhi ripieni dell'unzione dello Spirito Santo non guardai nemmeno quella pagina, non la guardai nemmeno, ma io guardavo, posso dire, fisso verso il cielo. Avevo gli occhi così, guardavo e strappai quella pagina, la presi e la ruppi e la strappai davanti a tutti, e tutti quanti rimasero sbalorditi da quella forza, da quella fermezza che Dio mi diede. E io dissi davanti a tutti: io non mi voglio contaminare con queste cose perverse nel nome di Gesù. E Dio mi diede una grande vittoria, fratelli. Noi dobbiamo, amen, fuggire dalla corrente di questo mondo. Noi non dobbiamo, e come dice la scrittura, conformarci a questo mondo. Non importa quello che dicano gli altri, ti possono dire pazzo, fanatico, ti possono dire quello che vogliono, ma quello che conta è quello che dice il tuo Dio. Io non voglio essere un nemico di Dio. È vero, ho delle debolezze, delle difficoltà, a volte ho delle prove, mi sento stanco, ma io voglio rimanere, alleluia, gloria a Dio, nella volontà, nella santità del mio Dio. Questo deve essere il desiderio di ogni vero discepolo, di ogni vero figliuolo del Signore Gesù Cristo, perché gli empi periranno e i nemici dell'Eterno saranno consumati e saranno arsi, andranno in fumo come grasso di agnelli. Salmo 37 verso 21: l'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Fratelli, l'empio prende in prestito, cioè l'empio desidera le cose degli altri, l'empio pensa solo alle cose materiali, pensa solo al denaro, al materialismo, a saziare il suo bisogno carnale, prende in prestito e non restituisce, cioè pensa solo ai suoi interessi, pensa solo alle cose terrene. Ma il giusto, cioè i figli di Dio, hanno pietà e donano. Fratelli, che Dio ci aiuti a essere uomini pietosi, uomini misericordiosi, uomini che non camminano più seguendo la corrente del materialismo, ma che seguono lo Spirito di Dio, l'amore. Noi dobbiamo essere persone che donano, amen? Dobbiamo donare la nostra vita al Signore, donare il nostro tempo al Signore, donare, gloria a Dio, se è necessario, le nostre finanze al Signore per l'avanzamento del suo regno, se è necessario donare ai bisognosi, ai poveri, alleluia, agli affamati, perché il Signore richiede da noi anche questo, fratelli. E Lui dice: io non voglio sacrifici, voglio misericordia. Oh Signore, aiutaci a essere uomini misericordiosi. Signore, perdonaci perché a volte siamo mancanti, perdonaci perché a volte veniamo meno nell'amore, ma questa mattina riempici d'amore, riempici di compassione, di misericordia per quelli che non ti conoscono. Amen. E dice ancora nel Salmo 30 verso 22: poiché i benedetti dal Signore erediteranno la terra, alleluia, ma i maledetti da Lui saranno sterminati. Fratelli, benedetti dal Signore erediteranno la terra. Cosa vuol dire i benedetti dal Signore? I benedetti dal Signore
sono quelli che sono stati salvati, perdonati. I benedetti dal Signore sono quelli che camminano nella grazia e nella luce dello Spirito Santo, perché la vera benedizione è camminare nella volontà di Dio. La maledizione vuol dire vivere fuori dalla volontà di Dio, nella ribellione, nella disubbidienza e nel peccato. I maledetti da Lui saranno sterminati. Questa è la fine dei peccatori, dei ribelli, e anche purtroppo di quelli che dicono di essere cristiani ma vivono nel mondo, nel peccato, nella carne, fratelli. Non camminate più nella carne, dice la scrittura, ma camminate secondo lo spirito. Alleluia, che Dio ci aiuti, fratelli, a tenere sempre in cuore, sempre presente questa verità, che noi siamo i benedetti dal Signore e come tali, alleluia, dobbiamo camminare secondo lo Spirito. La vera benedizione è poter camminare secondo lo Spirito, alleluia, per ereditare il regno di Dio. Vedete cosa dice il verso 23, Salmo 37, 23, i passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno. Questi sono i benedetti dal Signore, coloro che sono guidati da Lui. I passi dell'uomo sono guidati dal Signore. Il Signore vuole guidare i nostri passi nella retta via, nella via stretta. Alleluia. I passi dell'uomo sono guidati dal Signore quando Egli gradisce le sue vie. Se cade non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Fratelli, se noi ci lasciamo guidare da Lui, se noi cerchiamo la guida del Signore, se noi dipendiamo dalla guida del Signore, ci facciamo guidare da Lui e camminiamo nella via stretta, la mano dell'Onnipotente, la mano del Signore sarà sempre su di noi, e Lui non permetterà mai che noi cadiamo a terra, Lui non permetterà mai che siamo abbattuti, che siamo smarriti, ma Lui ci rialzerà del continuo. Alleluia, Lui ci porterà sempre avanti. Amen. La mano del Signore è su di noi. Alleluia. Verso 24, se cade non è però atterrato, perché l'Eterno lo sostiene per mano. Se tu stai seguendo la retta via, il Signore ti sostiene per mano. Non temere, non ti smarrire, non essere confuso, perché il Signore ti prende per mano ed Egli ti dice: io ti aiuto, io ti sostengo con la destra della mia potenza, con la destra della mia giustizia, aggrappati a me, figlio mio, figlia mia, prendimi per mano, dice il Signore. Alleluia, prendi la mano del Signore questa mattina. In questo momento abbiamo una nuova opportunità di prendere la mano del Signore che è stesa su di noi. Io voglio dichiarare in questo momento che la mano del Dio eterno, di El Shaddai, la mano del Signore, è stesa su di te questa mattina. Prendi la sua mano, alleluia. Prendi la sua forza. Aggrappati a Lui. Rialzati nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Sii fortificato, alleluia. Sii fortificata, alleluia, nel nome di Gesù. Verso 25, io sono stato fanciullo ed ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua progenie mendicare il pane. Vedete, fratelli, se noi seguiamo la via del Signore, Lui non ci abbandona mai. Alleluia, Lui non permetterà mai che ci manchi il necessario, Lui non permetterà mai che il giusto soffra la fame, gloria a Dio, perché Lui ci darà sempre il necessario. Alleluia, Lui provvederà sempre i nostri bisogni, anche un bicchiere d'acqua, anche un pezzo di pane, ma Lui provvederà sempre al bisogno dei Suoi figli quando i Suoi figli camminano nelle Sue vie. Amen. Lui provvederà sempre. Gloria al Signore. Alleluia. Egli dice nel verso 26: ha pietà e presta sempre la sua progenie in benedizione. Verso 27: allontanati dal male e fai il bene,
e avrai una dimora in eterno. Fratelli e sorelle, il Signore ogni giorno ci chiama ad allontanarci dal male, ad allontanarci dalla corrente di questo mondo, ad allontanarci dal peccato, allontanarci dai cattivi desideri. Il Signore ci chiama ogni giorno ad allontanarci dal mondo. Amen. Il Signore ci chiama, gloria a Dio, ogni giorno ad allontanarci dai discorsi malvagi, ad allontanarci dalle parole malvagie, e avremo una dimora in eterno. Seguiamo la via santa, la via del Signore. Alleluia. Verso 28, Salmo 37, 28. Perché il Signore ama la giustizia e non abbandonerà i Suoi santi. Alleluia. Essi saranno salvaguardati in eterno, vedete? Ma la progenie degli empi sarà sterminata. Fratelli, il Signore ci salvaguarda, ci custodisce e ci protegge. I giusti erediteranno la terra e vi abiteranno per sempre. Amen. Noi erediteremo il regno di Dio. Alleluia. Nel verso 30 dice: la bocca del giusto proferisce sapienza e la sua lingua parla di giustizia. La legge del suo Dio nel suo cuore e i suoi passi non vacilleranno. Fratelli e sorelle, se noi amiamo il Signore, se noi stiamo seguendo la via del Signore, stiamo camminando nello Spirito, noi avremo del continuo sulle nostre labbra la parola di sapienza. Avremo sempre sulla nostra bocca la parola del Signore. Noi dobbiamo stare attenti al nostro modo di parlare, fratelli, che il nostro parlare sia condito col sale, dice la Scrittura, che il nostro parlare sia pieno di grazia, pieno di fede, il nostro parlare sia un parlare santo, alleluia, un parlare in accordo alla volontà di Dio, un parlare ripieno di saggezza, fratelli. Asteniamoci dalle parole carnali, dai discorsi inutili di questa vita terrena. Fratelli e sorelle, parliamo guidati dallo Spirito Santo, che Dio ci aiuti. Amen. Verso 31, la legge del suo Dio nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. Quando la legge di Dio è nel nostro cuore, la parola di Dio vive nei nostri cuori, i nostri passi non vacilleranno, ma noi potremo andare avanti vittoriosamente, alleluia, nella via del Signore. Amen. Voglio fermarmi qui questa mattina. Che la parola di Dio regni nei nostri cuori con ogni sorta di sapienza, di intelligenza. Che la parola del Signore ci illumini, fratelli cari, sorelle care. La parola del Signore ci conduca, ci istruisca, ci riempia, perché essa è vita, è luce. La parola del Signore dà intelligenza ai semplici e li guida nel retto cammino, nel buon sentiero. Fratelli, sottomettiamoci alla parola di Dio, facciamoci guidare dalla parola di Dio. Riempiamo i nostri cuori con la parola di Dio, viviamo in contatto con la parola, col verbo della vita. Alleluia. Parliamo la parola di Dio, meditiamo la parola di Dio, che i nostri pensieri siano ripieni della parola di Dio. Alleluia. E allora avremo del continuo la luce sul nostro vivere, sul nostro cammino. Padre, illuminaci con questa parola, nel nome di Gesù. Padre, che questa parola produca dei frutti di giustizia, dei frutti di santità. Che questa parola ci illumini ancora in questo momento potentemente, sia sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri. La possiamo meditare, la possiamo praticare, Signore, perché noi vogliamo essere facitori della Tua parola. Metti in noi, Signore, il fuoco della Tua parola. Alleluia, nel nome di Gesù riempi i nostri cuori col fuoco della Tua parola, con la santità che procede dalla Tua parola, Signore, e che la Tua parola sia sempre, Signore, il nostro cibo, sia sempre il sostegno della nostra anima,
Signore, così i nostri passi non vacilleranno, ma noi andremo avanti, alleluia, al di là delle prove, delle debolezze, andremo avanti nel nome di Gesù, vittoriosamente nelle tue vie, di valore in valore, di fede in fede, fino al glorioso giorno, Padre, in cui, alleluia, per la tua gloria e la tua divina grazia entreremo nel tuo regno di pace. Signore, guidaci con la tua parola. Signore, metti in noi, nei nostri cuori, il grande desiderio della tua parola, perché la tua parola è più preziosa dell'oro e dell'argento, Signore. La tua parola rallegra i nostri cuori, ciba i nostri cuori. Signore, sostieni i nostri cuori nella tua parola, Padre. Che ogni fratello, ogni sorella si aggrappino a te, Signore, alla tua parola. Dai nuova forza allo stanco. Dai pace, Signore, a coloro che sono afflitti, abbattuti. Dai, Signore, gioia. Dai, Signore, gioia. Dai forza, Signore. Dai forza ai tuoi figli. Dai potenza, Signore, per mezzo dello Spirito Santo a coloro che ti invocano. Signore, porta avanti il tuo popolo. Alleluia, di fede in fede, nel tuo volere, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. A te tutta la gloria, tutta la lode. Grazie, Signore. Noi ci umiliamo davanti a te, Signore, e ci abbandoniamo nelle tue mani, Signore. Ci arrendiamo, Signore. Lasciamo tutto nelle tue mani, Signore. Grazie per la tua pace. Nel nome di Gesù, che i nostri cuori siano sempre rivolti a te. Gloria a te, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen.